Prima la deposizione di una corona al monumento del deportato in piazza Maestri del Lavoro e poi presso la targa commemorativa nella sede dell'ex provincia in Corso Garibaldi. Le iniziative per la giornata della memoria a Pordenone sono quindi culminate nella consegna da parte del prefetto Domenico Lione con i sindaci del territorio delle medaglie d'onore concesse dal Presidente della Repubblica ai cittadini, in questo caso militari, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto. È una giornata in cui noi cerchiamo di riportare alla memoria e anche alla conoscenza situazioni veramente drammatiche che vorremmo che non si verificassero più, che però i fatti di quest'ultimo anno ci dimostra che forse dobbiamo, come diceva Primo Levi, dobbiamo ricordare per evitare che le cose ritornino. A ritirare i riconoscimenti i parenti delle vittime, come la signora Gelmira, 107 anni, di Chions, vedova di Fiorello Liut, o la figlia di Cesare Sanavia, presente assieme ai nipoti. Per il nipotino di 10 anni che ha cominciato a chiedere e perché, per come mai, abbiamo cominciato una ricerca e siamo riusciti a risalire un po' alla sua storia con l'intento di passare quel testimone ai bimbi. Senza la memoria si torna appunto a capo. Noi siamo qui per Guido Martin, che era mio zio e fratello di mio papà, e per noi questa giornata è importantissima perché nostro zio stava veramente per essere dimenticato, tra virgolette, invece attraverso questa ricerca storica che abbiamo fatto in quest'anno speriamo veramente che la sua memoria rimanga. Speriamo che non succeda più, perché nel mondo ce ne sono troppe di queste cose.